Sono Francesco Bolucci, ho 34 anni e vengo da Guidonia. Via dello Storiteso. Born to be Abramo. Pantera. Broken. Metallica. Say you kill it to one, don't forget my son. Just. Fly me to the moon. Let me play. Come hai fatto a passare dai Pantera? Perché ho iniziato a studiare, sono andato in un'accademia e mi sono scoperto la bellezza del jazz e piano piano mi sono plasmato da tutti questi generi fino ad arrivare ad oggi. Insomma. Signora, lei preferisce Pantera o il jazz? Io preferisco quello che fa adesso. E adesso cosa fai? Faccio i pezzi miei originali che sono, diciamo, un po' più elettronico. Baby, kiss me. Uno dei problemi fondamentali della mia carriera è stato proprio il fatto di non avere un'identità musicale ben precisa. Sono sempre stato molto poliedrico a livello di generi. Nell'estate del 2009 feci il Cammino di Santiago. Avevo bisogno di iniziare e finire una cosa. Grazie a questa esperienza sono riuscito a trovare un nuovo inizio musicalmente parlando. La musica per me è spiritualità. È un modo proprio per mettermi faccia a faccia con me stesso, per migliorarmi ogni volta. Sta pregando dentro, signora? Sì, tanto. Dai, fra, dai, fra. Ciao ragazzi. Ciao. Mi chiamo Frank Polucci e vengo da Guidonia, in provincia di Roma. Ciao. Wonderwall degli Oasis è una sorta di pietra miliare, no, della storia della musica. Non sono ancora pronto io mentalmente e musicalmente a vederlo e sentirlo così stravolto. Stravolto, certo. Il pezzo comunque è stato appunto stravolto in maniera... anche eccessiva. Passami il termine, rumorosa, non intendo dire che hai fatto del rumore, infatti la gente si è divertita. Non ti preoccupare. No? Però insomma direi che è il caso di lasciare la parola a Manuela che invece si è girata e mi pare che sia anche quella che ti ha capito di più. Ok. La tua voce mi è sembrata molto versatile, nel finale mi hai fatto capire che c'hai anche un animo abbastanza heavy metal. Ne ho parecchi di animi. Ecco, quello te la scoprire. Sì. Fatto sta che la tua voce c'è e adesso ti becchi me, ma meglio perché due bravi fanno cose belle. Sì, sì, la modestia è proprio parte di Marco. Noi pippe non la siamo. Esatto, noi pippe invece. Certo, comunque te. Davvero? No, pietra mia. Che bello essere uno va adesso vieni con me dai va solo io sei da solo certo facile. Lui è un uomo rock che mi ha detto avere tante anime da scoprire. A me quando tu mi dai una cosa da scoprire
io ci sguazzo. E quindi ho avuto questo istinto di girarmi anche sola alla fine. La papera controcorrente, però, che sguazza e che nuota.